Music licensing reimagined. Music licensing reimagined. Artlist.io. Artlist.io. Music licensing reimagined. Ragazzi, buonasera a tutti. Guardate, stiamo convergendo in... Buonasera ragazzi, come state? Tutto a posto? Mi raccontate? Due buonasera, buonasera Ceo, buonasera Gunnash, buonasera Curti, buonasera Twitch, buonasera Flipper, buonasera Giacomo, buonasera Stardi, buonasera Francesco, insomma buonasera a tutti ragazzi. Ragazzi, stasera convoglio, stasera guido convoglio. Speriamo bene che joystick non mi faccia capricci, cazzo. Stasera convoglio, andremo a prendere un po' di soldi in giro per la città. Che c'è? Non ho capito. No, se abbiamo già il permesso di entrare tutto. Sì. ti distrai. Oh, grazie per l'host, grazie caro. Tu ti distrai. Non è male come macchina, ragazzi. Allora, ragazzi, ho reso ufficiale il mio abbandono della fazione, della polizia. Ho dato tutto in mano a Marco. Ovviamente io farò delle live sempre in polizia, sarò sempre dirigente generale, però diciamo che non prenderò più decisioni. La fazione la gestirà Marco, che quindi è diventato il nuovo dirigente. Non ho ancora preparato nulla. Ma mi stanno dentro a prepararsi. Salve. Ciao Gianluca. Salve a tutti, salve. Buonasera a tutti, salve. Ragazzi. Salve. Buonasera. Ciao Luki, buonasera caro. Lei è puntato? Lei è puntato? No, non è vero. Aspetta un secondo, devo vedere prima quanti operatori siamo in totale. E poi vediamo. Ma perché? Mi dica. Sì. Luki. L'ho appena detto.
o Lucky? Assurdo. Lucky o Lucky? No, non ascolto. Perché lei non appunta? No, ho le mani freddissime, cazzo. Io sono ascolto. Io devo assistere da un po'. Aspetta. Ho le mani fredde, giù. Il signor. Stasera guida, dirige. Ma speriamo bene. No. Alle ore? Ma? Dove è finito questo? Oh, guarda che quello si è tratta la foto, fermati. Oh, Skyrets, carissimo, ciao. Tutto a posto? Ciao, super boss. Grazie per l'hosting, caro. Vedi, c'è un uccellino che sta volando. C'è Tito, tocca a Bay 3. Bah, tutto a posto, raga, tutto a posto. Bisogna, ma raga, vi dicevo, quindi la fazione l'ho lasciata, come l'avevo detto. Ho fatto l'annuncio, ho dato tutto quanto in gestione in mano a Marco, giusto, insomma, prendere questa decisione. Ovviamente, vi ripeto, io farò sempre le live in polizia, avrò sempre il mio ruolo, assistente. Però soltanto come figura, insomma, però appunti ciò che io assisto. Ma Ale, carissimo, ciao, ve l'ha gestita in todos da Marco, insomma, io quindi... Dirigente il suo carro. È lì? No, non è il caso. Sì, è là, perché... Ah, map de bello. Comando. Ma poi è proprio mio, proprio. Hai deserito sì, proprio il panino ai pinguino? Sì. Oh. Ti sei mangiato un pinguino? Sì, il panino, l'hamburger al pinguino. Polaretto. Oh, carissimo, mi fa piacere piacere. Non posso più piangere. Chi lo sa? Condividi. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Quante buonasere bisogna dire ancora? Fatemi capire fino a... Ci mettiamo sugli attenti allora. Buongiorno. Buonasera. A lei, salve, buonasera. Ma è possibile che quel BMW è lì da sempre? Eh? Non ho capito. Di chi è quel BMW? Quello dietro al camion. C'era lì anche l'altra volta. Di un carabiniere. Ah. Ma tutti quanti con borsone o no? Non capisco. Noi sì, perché dobbiamo avere... subito l'impulso. Vabbè, tanto io non scendo casomai. Ma ammazzate voi, io resto in macchina, resto nel camion, tanto. E poi dentro al camion faccio ma dirigente, ma questo è il suo camion, proprio c'è la sua firma. Dai. Sì, è il mio parente che Sì, mio fratello che c'ha la compagnia di trasporto portavalori che collabora con la polizia. Una famiglia di lavoratori, dico bene. Sì, fra pizzaioli, fra camionisti, fra poliziotti, fra insomma, facciamo ogni cosa. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Quando è che si fa giorno? Buonasera. Così diciamo buongiorno. Guardate come siamo bellini tutti quantedine, ragazzi. E mi aggiungo io al rapino da lì. Grande. Esatto. Non si deve vergognare. Ma l'egregio è sempre la pecora nera, no? Ma con tutto il rispetto, non era un'offesa la mia. Eh no, la divisa è diversa. Però siamo uniti allo stesso obiettivo, Sì. Prendere i pinguini. Ragazzi, io guiderò il camion, quindi sostanzialmente non devo fare un cazzo. Devo guidare. 5 minuti. Io no. Se succede qualcosa resto nel camion. No, mi dissocio da quello che sto. Una informazione metto davanti così capisco, parlo meglio. Allora, se dovesse succedere, facciamo corni. Qualcosa. Ma io col camion che devo fare? Devo scappare? Devo fermarmi? Devo buttare tutti all'area? No, che devo fare? Non mai fermare il camion, qualsiasi cosa succeda, sempre avanti, macchina, incidente, spacca tutto. Ok, perfetto. E dove mi dirigo? Torno qui in caserma, casomai? Sì, eventualmente sì, poi aspettiamo direttive del maresciallo, però sapevo che era così. Ma ci sarà una radio apposita dove andremo? Come funziona? Penso di sì. Non sai grattare. Avete coordinato, ora parlo con i miei della polizia, qualche pattuglia che resti in città o tutti quanti qua stiamo? Era stata coordinata. Allora, quelli che fanno questo servizio di trasporto stanno qui. Gli altri che si aggiungono alla serata stanno in città normalmente. Siamo solo noi quelli che fanno il trasporto, non si aggiungono altri. Ok, perfetto. Quindi gli altri gestiscono la città. No, perché so che stasera il dirigente generale non c'è. Quindi io devo comunque fare quello che facevo prima. Quindi mi raccomando, la città deve essere coperta, raga, come sì, solito. Tanto possiamo soltanto partecipare noi, gli altri che si aggiungono, diciamo, servizio perfetto, normale in città. Perfetto, ottimo. Le BMW in fine conti devono stare dietro o davanti? Cosa? Dovete scusare. Le BMW devono stare dietro al convoglio o davanti?
No, in realtà dobbiamo girare, non dobbiamo essere attaccati al convoglio, noi giriamo a caso. È vero. Mi aggiungo di poco. Un mamma gira a caso. Ha puntato lei, cosa ha puntato? Io ho puntato il fatto che lei non ha portato i pinguini, assistente, che assistenzio, che assiste. No, Raffi, no, io ho dato le dimissioni. Cioè, delle dimissioni. In realtà non è stata proprio una dimissione. Io, assistente, ma lei siccome ultimamente, ragazzi, avete visto anche voi, no, non ero molto presente nel gioco. Ho portato Marco al mio fianco, quindi la fazione verrà gestita praticamente da lui. Io sarò lì di supporto soltanto ogni tanto per fare live. Io cambierò il repito. Ma quanti siamo? Farò altro, insomma, ragazzi. Farò altro, Cirascione, porterò Cirascione. Ho altre idee con un altro personaggio. Questo personaggio, quando entro con questo personaggio, farò il poliziotto. Quindi comunque non è che ho lasciato la polizia. La polizia verrà riservata a Marco, quindi lui prenderà le decisioni senza più interpretare me. E lui, il capo della fazione. Io entro in gioco, io parlo con i santi. Marco... In game si chiama Seggio di Mauro. Miracoli, ho fatto venire. Ma dirigente superiore, quello che è prima dirigente superiore. Col test. Io alzo le mani al cielo, no? E poi i santi, no? Poi intercedono per me che vengono in terra. Questi intanto dicono le cazzate, vabbè. No. Lo sai perché i santi scendono? No, sovrintendente, no, la prego. Dovresti saperlo. No, io intercedo per loro. Io alzo le mani al cielo e faccio con i miei miracoli, perché con i miei miracoli io faccio. Peccato che scendono lo stesso. Sì, no, le porterò sempre, ragazzi, Liga? Ovviamente. Io? Le porterò... Le porterò sicuramente, ragazzi, la polizia, però ovviamente, raga, io pure io, dopo tutto questo tempo sinceramente ho anche desiderio di iniziare a fare un po' altro, cioè provare altro, perché io l'ho fatto sempre solo il poliziotto, capitemi, no? Quindi mi piacerebbe portare altro per cercare di imparare a fare altro, raga. Io ho fatto sempre soltanto poliziotto. I fiori da parte della polizia. Sto abilitando l'audio, raga, però mi raccomando, cercate di usarlo con parsimonia, specialmente oggi. Ale, non lo so, sinceramente. Non lo so. Io da un lato spero di sì, perché così almeno. Spero di sì, perché così almeno ci divertiamo un po'. Raffi, può darsi. Però dai, scopriamolo insieme in RP. Perché poi ieri, per esempio. Offline mi sono preso la patente. Mai presa, ne serve la patente, ragazzi. Ovviamente. Ho preso il porto d'armi. Mai preso il porto d'armi in game. Quindi ho scoperto cose nuove che prima non ho mai fatto, capito? Ormai è un anno e 5 mesi che sto nel server. Ho detto basta, voglio fare altro. Però lasciare la polizia non è facile, quindi ho deciso di fare questa cosa, di crearmi su questo nuovo personaggio. Ma quando parte? È un sasso. Non lo so. Presente un sasso. Tutto in RP, questo dipende dall'io. Io ho scritto a ieri che lo stronzo, speriamo un po' se mi risponde. Sempre in RP. Guarda, si può prendere la BMW. Gianluca, carissimo, dimmi tutto. Possiamo difendere la foresta in giro. Tenente, le possono andare le moto dei bambini? No, che tenente, appuntato. Ma è che sei? È una zona organizzata, nel senso che lunedì, ragazzi, c'è il convoglio. Tutti lunedì. Ah, sì? Organizzato nel senso che si fa tutti lunedì. Sì, questo è abuso di abuso, assurdo. Gianluca, ci ho pensato di fare qualche volta la live come staff, però non lo so se attira tanto come cosa. Invece vorrei fare una live dove facciamo qualche chiacchieretta. Balletto di testa. Vincente, la viene in forma? Sì, mi sto quella lì, insomma. Sì. Mi sto snodando i ginocchi, insomma. Che cosa facciamo? Si parte? I soldi ci aspettano? Maresciallo, indicazioni. Ce l'ho detto via radio 2 volte. Ma perché? Maresciallo, che radio andiamo? E non me lo dice. No. Ci sono altri dentro. Vabbè, ragazzi, nel frattempo tutti in riga sulla linea rossa. Cos'è, quella del treno? Attendere dietro la linea gialla. Mi
No, ma c'è solo un uomo dei ciclisti. Puntato. Ma c'è un... Attenzione. Il treno proveniente da Bari Centrale è in arrivo al binario 4. Feula. Allontanarsi dalla linea gialla. Feula. Sì? Ti mando a fare il finanziere. Oh no. Siccome non c'è. Salve. Oddio, bella. Salve. Qualcuno ha munizioni per calibro 9? No. Ci siamo tutti? Sì, 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 sì. Guarda, una... come... guarda, ci mancava lo sproccone di turno. Tu sei Zeni... Lei è Zenigata. Sì, sì, 3 sì. 0. Sì. È il convoglio delle tasse, sì. Grazie. C'è qualcun altro dentro? Ma? Sono un motorista. Posso controllare se vuole Maresciò? Vado io, dai. Bello, dai, oh, guarda che bello, ragazzi. Oh, Lisa, carissima. Interrogativo, c'è qualcuno all'interno della grazie per la caserma. Grafica, grazie mille, Lisa. Io propongo di spostarci già in una radio comune. Rossi, sì, da dopo solo lei. A parte sono tiro. Ah, tiro. Ma lei cosa tira corda, di preciso? La corda, Si conoscono anche tra di... No! Tante. Beh, signori, buongiorno. Buonasera. C'è sole. Nada, voto, buongiorno. Va. Ora si è fatto giorno, giustamente. Tiro, allora. Grazie per il follow. Tiro ha sentito cosa ha detto la polizia. Grazie di Stato, Derek, che grazie per il follow, benvenuto caro. Grazie. No, guarda, no, Gli blocchi. Mi ha dato una GoPro, scusate. Già blocco. Vabbè, è uno. Vabbè, grazie, dopo la vendo. Oh, Mattia, carissimo, benvenuto. Di noi c'è qualcuno che, diciamo, ecco, è un pinguino. Ho le mani congelate. È in un bel mondo, ecco, quindi. Quindi? Vabbè, rimanete comunque brutti, eh. Aspettiamo che si fa notte. Esatto, no, ma ha fatto buonasera. Giorno. Si deve fa giorno a mai mo. Signori, non andiamo, assoluto. Però è meglio di giorno, Ma chi è che manca? Di notte io non vedo niente, quindi. Oh, sapete che c'ho l'ansia, porca puttana. Effettivamente. Tanto è brutto vedere un carabiniere, no? Mi dissocio. Secondo voi succede qualcosa? No. Speriamo di no. Speriamo fate un sondaggino. Non so se lo potete fare voi in un sondaggino. Succederà qualcosa? Sì o no? Dai. Come si fa? Io non so come si fa. Ci sono le moderatrici che lo sanno fare. Dai. Io non so come si fa. Fatelo voi. Si può fare? Non lo fate. Assoluto. Succederà. Verrà attaccato il convoglio. Secondo voi sì o no? Ma non è vero. Chi vince? No, no, va a morire di. Mice cazzo. Io c'ho la. Ecco. Quella della prima guerra mondiale. Questo dove è spunto, scusami. Ma? E chi è questo? Ma? E tu chi sei? Può capitare. Eccoci qua. Può capitare. Ma? Da dove è spunto, scusami? Da nulla. Questo non è dei nostri. Ma chi? Stato... Tranquillo. Ma no, oh, senza problemi, no? Se non ci riuscite non importa, okay. Si fa. Ci siamo? Siamo tutti. Collega lì? Presente. Ciao. Ma spunti, allora ma tu da dove spunti, scusa? Noi della polizia siamo nel sono arrivato in ritardo, scusa. Espolito, Cribi, eravamo giusti, adesso hai rovinato tutto. Siamo allora... No, siamo pari. Ciao. Vabbè, vieni con me nel camion, dai. Come potete ben buonasera. Sapere, stasera ci sarà buonasera, un convoglio. Buonasera. Totale dei soldi da ritirare saranno 4 milioni. Faccio cazzo! Ciò significa... 1 milione a testa per azienda, per fazione. Mi compro il Dyson. Raga, facciamo seri. Impegniamoci tutti quanti. Facciamo seri per piacere. Ah! Com'è? Ecco, bravo. Ok. Allora, ci saranno 3 squadre. Squadre di cognitori composte dalle motomontate dei carabinieri. Il loro compito sarà quello di controllare le strade e il perimetro dove passa il convoglio in modo di anticipare. Oh, grazie per l'host, Marco. Grazie mille. Beh, sta grafica dell'host. Ci sarà la squadra o strada composta dagli agenti della polizia di Stato. Lanchi, ti ho salutato. Il loro compito sarà quello di controllare l'azienda di destinazione in modo di mettere in sicurezza l'azienda e il loro perimetro. Mi raccomando, dovete far allontanare tutti coloro che sono esterni dell'azienda. Ciò significa coloro che non c'entrano nulla. Ah, grazie, siete anche i primi a bloccare la strada d'accesso. Io quanti anni ho? Sono la squadra di difesa. Marco, secondo te quanti anni ho? Radio, dai. Carabinieri che ascoltano lo status. Quanti anni ho? Sarebbe hotel. Quanti per facilitare le comunicazioni, ogni autoradio avranno il proprio nominativo.
come ad esempio Alfa, Bravo, Charlie, eccetera, Don Tom, eccetera. Quello. Chiaro? Yes. Chiaro. Passiamo alle regole di ingaggio. Marco, persona, ce n'ho due in meno. 43. Qualsiasi cosa, insegue e comincia a sparare, semplicemente voi potete sparare. Se una persona insegue il camion, l'ultima autoradio in questo istante sarebbe la Renegade. Dovrà ciao fare Raffi, ciao Raffi, ciao Raffi, ciao Raffi, ciao Raffi. Se questa auto si avvicina di più a questo convoglio, siete autorizzati a sparare dei colpi in aria. Mi raccomando, in aria. Ok. E niente. Domande? No. Negativo. Voto anch'io, No, no. No. Ci sono manovre nel caso in cui si dovessero sparare a livello di veicoli? Manovre? Sì, manovre specifiche da fare. Allora, il convoglio non si deve mai, mai fermare. In caso che, faccio un esempio, c'è un camion a bloccare la strada, facciamo in versione 1 e ce ne andiamo. Se un'auto, diciamo, si mette a fianco all'hotel, delle autoradio sono autorizzate a bloccarle. Ma una domanda, qualcuno che viene con me, che mi mette i puntini sulla mappa, ci può essere? Vengo io, va. Perfetto. Ah, un'altra cosa. Allora, in caso di attacco, il carico deve tornare o in caserma dei carabinieri o in questura della polizia di stato. Ok, perfetto, questo è importante. Ok. Ah, il carico non si deve mai fermare. Se vedete un'auto che blocca la carreggiata, sfondate tutto. Il carico non si deve fermare per nessun motivo. Che sia chiaro questa cosa, perché è di vitale importanza, ok? Beh, sì, comunque poi voglio dire, ci saranno comunque le BMW che andranno avanti e ecco, potranno sì, già sì, anticipare sì. Un attimo quello che è, quindi insomma, se ci saranno movimenti di sospetti comunque li comunicheremo. Sì, vabbè, ma tanto loro lo sanno, che abbiamo queste macchine davanti che controllano. Prima fanno passare le macchine e poi si buttano nel mezzo, quindi occhio, so furbi. Ok. Bene. Grazie per il follow. Vai. Gente che chiedeva i punti. Vabbè, già che ci siamo. Era il dirigente. L'autista. Da dirigente autista in un attimo. sì. Ah, quasi dimenticavo. La prima tappa. Pasco, anche secondo sarà me. La seguente. Usato. Percorriamo Tiburtina, usciamo Ciampino, poi percorriamo Appia direzione Usato. Ci fermiamo all'Usato. La seconda sarà la Cade il bosco, grazie per il follow. Poi scendiamo per la diramazione nord. Grazie Giulio, grazie mille Giulio, benvenuto. Scendiamo alla Tecno Casa, concessionario, poi si passa all'ACI e Armeria. Tutto chiaro? Perfetto. Sì. Posto. Maresciallo, una domanda. Prego. Come siamo collocati non so, le bravo. Macchine? Sì, sì, un secondo, stavo giusto... Secondo me sì, perfetto. Secondo me ci facciamo tutto quanto. Maresciallo. Prego. Prima tappa, quindi Usato? Usato. Ah, all'Usato dovremmo ritirare anche i soldi del Bama. La stessa cosa all'Armeria, che dovremmo ritirare i soldi della Roma Security. Ok. Bene. E con questo ho finito. Ma loro ci aspettano? Domanda, chiedo scusa. Sì. Ma quindi loro già sanno che stiamo arrivando, non è che andiamo lì e non troviamo nessuno, no? Già sanno che stiamo per arrivare. Perfetto, ok. Abbiamo scelto questa cosa di avvertire i attualmente 102 delle aziende. Ragazzi, oggi abbiamo fatto le whitelist, una marea di whitelist, ragazzi. Saranno entrati una trentina di player nuovi. Ok, frequenza radio comune una marea, ma ancora tuttora secondo me. Okay. Fatemi vedere. Ok, avvia con la disposizione delle autoradio. Parto dai carabinieri. Ok, allora ragazzi, partendo dalla mia destra,
cognome e grado. Carabiniere Alessio Battistino. Sì. Appuntato Collins. Ho letto, allievo Zenigale. Ma ti ho detto che beh. Allievo Carabiniere Cardone. Appuntato. Metti da parte sti panni. Allievo Fazio. Appuntato Scelto De Angelis. E poi ci sono io. Maresciallo, stanno arrivando altri tre operatori. Aspetta, mi sa che il maresciallo. Elisa, ragazzi, Elisa, top. Comunque, adesso che sono atterrato, sono sceso direttamente come un pinolo dalle scale del tetto della questura. Signori? Bravo. Sì. Scusatemi, ho avuto problemi. Non ho sentito niente. Allora, stavo dicendo, maresciallo, stanno arrivando. Dirigente generale, ragazzi. Nove operatori. Tre operatori, sì, stanno arrivando. Ok. Onorario. Ok. Comunque non vi facciamo perché purtroppo ho avuto problemi alle orecchie. Dalla mia destra, cognome e grado. Carabiniere Alessio Battistino. Puntato Collins. Allievo Zenigata. Allievo Cardona. Appuntato Tiro. Allievo Fazio. Appuntato Scelto De Angelis. Bene. Lei è? Che si è appena aggiunto? Ok ragazzi, allora Rossi e Tiro alle moto montate. Prego. Succederà qualcosa, ragazzi. Tiro, mi ha sentito? Sì. Guarda. Ok. Allora Collins e Fazio verso la Giulietta. Voi sarete Alfa. Comandi. Comandi. Sì, ci sono. De Angelis e... Ci sono... Diablo, sì. Cardona. Andate al Discovery. Il primo. Comandi. Voi sarete... Bravo. Io sì. Ok. Quale radio, ragazzi, dove andiamo? 4. Battistina? Comandi. Scusatemi, Laia? Zenigata. Ok. C'è anche radio? Allora, Zenigata e Battistina al secondo Discovery. Voi siete Charlie. Comando. Ah, domanda. Prego. È andato a buon fine. Pensavo che la se succederà. Cissa? Anzi, bomba? Noi ci organizziamo da soli. Allora, se però Ferrari va col bomba? Col dirigente, sì. Io vado con Esposito a questo punto, no? Sì, io allora siamo insieme. Allora. Esposito dovrai guidare tu, mi raccomando. Sta arrivando l'altro collega che starà a fianco al guidatore. Ok, vabbè, nel frattempo puoi anche andare in hotel. Dietro. Forte e chiaro. Lo vado a prendere perché non conosce la caserma. Sì. Paolo, tu non hai problemi, vero, alla guida? No. No, tranquillo. Per adesso no. Ok. Bene. Allora. Soldi. Mono le soldi. Dirigente? Sì, dica. Venga. Ok, allora, voi siete colui che... colui che, diciamo, buonasera, è capo squadra della vostra strada, ok? Sì. Ci fa la samba, sì. Quindi, se qualcosa... Lei comunica. Sì, ok, perfetto. Ok. Può anche scegliere liberamente i vostri operatori. Alfa operativa. Ma loro sono già organizzati. Dove devono soltanto decidere chi viene con me e poi sono già organizzati nelle rispettive pattuglie. Perfetto. Signore, siete al convoglio? Va bene, andiamo lontano. Che mi attendono. Perfetto. Ragazzi, vai. Dividiamoci come abbiamo stabilito. Vai. Perfetto. Vieni Esposito. Ah, quasi dimenticavo. Sì. Voi siete squadra Polstrada.
Noi, io personalmente guido il camion, quindi. Ah, noi due okay. Siamo hotel. Mi scusi allora. Prego, prego. Quindi noi siamo. Hotel. Perfetto. Grande, mi piace quel nome. Allora le do delle direttive. Alfa. Lei che dovrà guidare il camion. Sì. Sarà colui che avrà l'accesso alle porte posteriori. Sì. Qui dentro ci saranno due nostri operatori. Sì. Che andranno a prendere le tasse. Sì. Ok. Lei dovrà aprire. Ah, noi no, noi ci ovviamente davanti. Bisogno? Noi che siamo, perché non ce l'avete detto? Voi siete squadra Polstrada. Ah, ok. Stradale noi, punto. Ok. Allora, stavo dicendo voi. Sì. Un secondo, allievo. Sì. Voi dovete aprire le porte soltanto quando l'aria è stata messa in sicurezza. Ok. Me lo dite voi, cioè quando posso aprire? Sì. Ok. Bene. Quali sono. Vabbè, ora faccio una prova, vai. Sempre con muscolo F9, giusto? Le apro. Sì. Ok, no, non l'ho mai fatto, capito? Perciò te lo chiedo. Lo provo, posso? Prego. Anzi, apra, e sta arrivando il collega. Quali sono? Qual è la posizione? Saranno queste, questa e questa, giusto? Collega? Venga, lei viene con me. Interrogativo maresciallo. Sono queste due, giusto? Quindi la prima volante con le sirene e l'ultima, giusto? Colleghi, sta arrivando l'operatore. Ok, perfetto. Sì, guido io Renato. Il che mi preoccupa parecchio. Secondo. Minchia, che tensione, cazzo. Ok, generale abusivo c'è, il copilota della Venia c'è, dov'è il pilota della Venia? Io. Eccomi. Ah, eccolo. Ok, iniziamo a salire, lui è il suo copilota, sta a fianco a lei. No, il copilota è il mio agente, se l'ha detto, no? Ah, il suo agente? Sì. E allora lui sta dentro con me, allora. Sì, lei se lo porta dentro. Ah, mi vado a cambiare al volo, se... No, sta dentro così, sto così. Dentro così. A posto. Prego, andiamo. Grazie per il follow. E non sale. Motovoltate, mi fate un giro di sirene che ci sono dei problemi. Grazie mille. Hotel a posto. Signore e signori, conto operatori. Raga, metagame, mi fate incazzare, fate bravi, per piacere. Sta qui una volante della polizia di stato che ha detto che è stata convocata anche loro al convoglio. Ma come? Così dicono, venga se può qui da noi a moto montata. Maresciallo, siamo troppi, siamo veramente troppi, non possono intervenire anche loro. Cioè, siamo veramente unità tanti. Della stradale, quei soggetti non sono mai stati contattati. Esattamente, siamo davvero troppi, non si può, sarebbe un casino. Sì, l'ho capito ragazzi, non vado, dai, effettivamente... Siamo al limite, raga. Mi dispiace. Ora sui movimenti presso usato, Stelvio Grigio. Oh, dirigente, apra il sportello. Subito. Procediamo con i controlli. Alfa? A posto. Alfa, pronta? Metto il codice di sicurezza del bravo, pronta. Sì.
Hotel? Hotel, ok. Parli lei alla radio, parlo io. Parlate, vai. Sì, sì. Charlie. Moto montate? Ci siamo? Bene, possiamo partire. I sistemi di allarme sono attivi, quindi attenzione, mi raccomando, con le manovre, se no scattano e qua ci riempie di schiuma. Partiamo? Possiamo partire, destinazione usato. Minchia ragazzi, che ansia. Che ansia, porca puttana. Però, speriamo bene, vai. La pattuglia della polizia che era intervenuta adesso l'avete mandata via, giusto? Affermativo. Perfetto, allora ci siamo operativi. Attendete, motomontate! Vai. Pontina, direzione usato. Bene, confermiamo. Minchia ragazzi. Per informazione, soltanto Alfa tiene le sirene attivate. Mi raccomando a tutti gli operatori sopra hotel, non si esce per nessun motivo, a meno che non stanno minacciando un civile o un collega. In testa non si esce mai e non si spara mai. Ah, non posso leggerle, mi dispiace, c'ho un'ansia terribile. Evitate i suoni per piacere. Andate in direzione. Circa 2 milioni. Occupiamo entrambe le corsie. Alfa destra, Bravo sinistra, Hotel centro, Delta a destra, Charlie sinistra. Ricevuto da Charlie. Occhio che la strada si restringe, eh? Alfa interrogativo, possiamo mettere un po' il passo? Ripetere. Da Alfa interrogativo, possiamo aumentare un po' il passo? Affermativo, facciamo velocità di crociera 90 km orari, strada 110 sull'autostrada. Cappa da Alfa. Grazie per il follow. Stradale, situazione all'usato? Allora guarda, alla roulotte dietro c'è un'auto parcheggiata con un signore con le braccia inserte,
secondo me potrebbe essere il proprietario. Comunque stiamo facendo vari giri sull'Appia e su Lano, questa è una cosa. Ricevuto. Auto montate, posizione. Poco più avanti, stiamo bloccando l'autostrada. Bello però, eh? Veramente bello, ragazzi. C'ho un'ansia che voi non avete idea. Non avete idea, ragazzi. Mi si taglia col coltello, non so se si vede dalla mia espressione. Qui dalle moto montate all'usato tutto a posto, c'è sta il vice direttore che vi attende. Okay. In mezzo hotel deve stare, eh? Affermativo, stradale e motomontate, bloccate la strada principale. Dove devo mettermi, ragazzi? Non ho capito. Aspetta, appena entra l'ultimo. Dove vado? Io davanti, non ho capito. Proprio davanti al... Vai hotel, vieni in avanti. Davanti alla palazzetta. Alfa, esci, fai perimetro. La stradale 2 prosegue a fermare la nuova. Ok? Sì, datemi l'ok per aprire. Allarme disinterito, siamo pronti ad aprire. Attendere. A posto. Ho detto attendere, non di aprire le porte. Chiedo scusa. Devo chiudere o va bene così? Potete procedere, potete procedere. Bomba e filo scendono. Sto per dietro. Chiedo scusa, ho sbagliato, non volevo. Bomba e filo in buca. Convoglio in uscita, prossima destinazione, Cade il Bosco. Allarme inserito, siamo operativi da hotel. Guarda, che caspita c'è l'antera, non si sa. Ok, c'è un signore in mezzo alla strada, La strada 2 si avvicina presso la tenda vinicola. Strada 1 verso la vinicola. Minchia, non è mica facile guidare sto coso, ragazzi. Non è facilissimo guidare sto coso comunque. Ricevuto. Saranno 10 passametri di camion. Per il convoglio superiamo da destra.
stradale, situazione alla veicola? Guarda, noi della strada 2 siamo appena giunti sul posto, siamo di sotto, procediamo al controllo dell'abbia. Bene. Ecco, è arrivato Ferra. È arrivato Ferra. Ora sbaglio sicuro. Qua Ferra c'ha una tensione incredibile. Io non avevo idea. Stradale 1, posizione. Guarda, stiamo per convergere. Un primo, ci siamo. Noi siamo adesso in pericola. Bene. Dopo andate si portano al Ca del Bosco. Grazie per il follow. Ma volevo leggere anche le... Qui dalle moto montate non c'è nessuno all'azienda vinicola per ora. Anche i messaggi. Devo fermare i suoni, ragazzi. Bomba, perché sennò mi... faccia come procedere. Sennò mi distrago. Sì, sì, ci penso io. Ce lo facciamo a salire? Sì. Piano piano. Piano piano. Sulla strada alle 2 c'è un RS. Alfa all'interno della struttura. È meglio non passare sotto lì, eh. Abbastanza basso. Là sotto ci passa, ma ancora scatta l'allarme. Fate il giro dal parcheggio. Alfa, blocca l'entrata principale del bosco. Dove in posizione con l'hotel? Moto montate, stradale 1 e 2, blocchiamo la strada. Dove mi metto con l'hotel? Più avanti. Da stradale 2 il collega ha fatto puff. Eccolo. Che va bene devo? Così. Ditemi quando devo aprire. Secondo il piano. Allarme di inserito. Possiamo aspettare qui. Siamo pericolosi. Siamo sotto pericolo così. Allarme disinserito, siamo pronti. Hotel, apri le porte. Bomba e filo scendono, entriamo dentro. Diamo uno sguardo veloce anche sopra le montagne, questo è di fronte qui alla tenuta. Ricevuto la Charlie, abbiamo visuale noi.
fila in uscita. Prossima destinazione Tecno Casa. Può riaprire. Toc toc. E non apre. Hotel. Assurdo. Ho aperto, eh? No, è chiuso. Ma ok, a posto. Adesso si sono aperti. A posto. Alfa è in posizione. Alfa, devi andare presso la diramazione nord, non per di là. Allarme inserito. Possiamo uscire. Ricompattiamoci. Cioè noi dovevamo scendere, però vabbè. Convoglio in partenza. Alfa, attenzione, macchina a destra nel vigneto. Maresciallo, sembrava la classica auto da lavoro, un caravan sembrava. Lasciate stare finché è innocuo. Scusatemi se non parlo, ma veramente manco fosse una giornata di lavoro davvero, cazzo. Poi ragazzi sono in gamba, ragazzi, sono in gamba. Oh! Oddio. Chiedo scusa, problemi. No problem. Joystick del cazzo, ogni tanto lo abbandona. Quando cazzo finiscono queste curve? Abbiamo scelto la strada più complicata quando potevamo prendere la diramazione. Andale nord. 1 alla Tecnocasa. Io altre 2-3 curve facevo, ma troia. Ma che cazzo. Tanto è un problema perché in caso d'attacco qua fuggire non è molto facile. Allora, dalla strada alle 1 c'è un signore col suo veicolo personale, sta attendendo davanti alla porta principale. Ora mi incazzo, Ricevuto, tenetelo d'occhio. La strada alle 2, il collega non riesce a tornare, chiedo un cambio, posso proseguire da solo? Ripetere. La strada alle 2, il collega risulta aver troppi problemi e non riesce più a tornare in città. Chiediamo un cambio in quest'ora o si prosegue? Proseguiamo. Ricevuto. Mi raccomando, condividete tutti quanti.
protocollo, non vi dimenticate, non vi dimenticate di condividere, non vi dimenticate di chiamare parenti, amici, ritirati. Soldi, caro, soldi, stiamo trasportando soldi. Occhio qui alla curva, eh? Meno male, soffrire le GoPro. Sono bravi, molto bravi, veramente bravi ragazzi, sono veramente bravi. È vero, chat. L'autoc però è un pochettino più facile, raga, guida sto coso è sensibilissimo. Oddio. Mi hanno complicato la vita oggi. Guida la 1, tutto tranquillo, alla Tecnocasa, all'interno sembrerebbe esserci un dipendente. Siamo domandati, si trovano alla Tecno Casa. Hotel, facciamo attenzione a questa curva, eh. Ok. Una stradina più stretta no, Scusate, scusate. Il joystick, io lo scaravento di sotto. Evita i suoni per piacere, perché se no non sento la radio. Dopo lo stop un attimino, raga, perché devo sentire che occhio macchina, visto l'alfa macchina alla nostra sinistra, RS6, color nero. Direttore Tecnocato, tutto tranquillo. Bene, bene. Bene, moto montate stradale, procedete a chiudere la strada. Allora, qui dalla stradale 1 abbiamo appena bloccato un Audi RS6, quattro soggetti a bordo dicevano di dover venire a noleggiare una casa alla Tecno Casa, appunto, che abbiamo fatti a allontanare. Qui va bene. Diciamo qui? Charlie, blocca la strada. Sì. Ricevuto.
auto e l'attendi, vado a fare perimetro dentro. Ragazzi, che tensione, porca puttana. Veicolo in avvicinamento, ok, se n'è andato. Allarme di Sinzorin. Tendere auto. Mamma mia, Danny. Danny, non di così. No, perché metagame, ragazzi? Che vuol dire? Hotel apri. Hotel apri, subito. Bomba, vieni. Bomba e filo scendono. Richiudo o lascio aperto? È indifferente. Ciao Gabri. Giorgio, come va? Si richiude, deve essere poi pronto per riaprirle quando deve risalire. No, no, lasciamo aperto, va. Sì, convoglio. Non lo so, Danny, non lo so. Ho voluto... Stradale, cominciate ad andare al concessionario. Ho voluto evitare di parlare con... Nicola. In uscita. Da stradale 2 c'è un Fox. Attenzione, auto nero. Ripetere. Evoc nero vicino alla stradale, viene verso di noi. Niente, va via, non c'è nulla. Bomba e filo in buca. Destinazione concessionario. Anche sonino, raga, che sfigata, raga, che figata. Porca miseria, raga, che figata. Bene, all'interno del concessionario contiamo 3 persone. Bene, fate allontanare tutti tranne il direttore. Che figata, raga. Fanno anche il solino dove mettono e tolgono l'allarme, avete visto? Bellissimo, bellissimo. Bellissimo, veramente bellissimo. Lunedì, raga, questa roba mia. Lunedì c'ho l'esclusiva. Dalla stradale 1 al momento una persona può mettere mano sulla cassaforte, non è presente, stiamo provvedendo a chiamare un direttore. Si preoccupi, ci mettiamo noi. Apro la cassaforte con lo spasso. Ferrari, poi uscire con gli altri due, devono allontanarsi. Oh raga, per piacere, davvero, veramente, non ho voluto sentire nessuno. Vai a uscire quei due che stanno vicino al bancone. C'era l'io nel server Discord, sono andato subito in stanza live. Interrogativo, quelli all'interno sono usciti? Li faccio uscire. Una moto in avvicinamento. Moto montate, bloccate l'altra apertura. Allarme disinserito, siamo pronti ad aprire. Attendo, ok. No, io ragazzi non l'ho letto, quindi tranquilli. Dentro pulito? Non ho letto. Stavano parlando in radio. Qui c'è una Porsche in avvicinamento. Sono le persone che erano all'interno del concessionario. Stanno lasciando la zona. Vai. No. Occhi aperti perché stavano veramente Porsche parlando in radio. Comunichiamo che di fronte abbiamo due soggetti, eh? Uno con la moto e un altro che sembra stia fermo.
stradale 1. Ferrari della stradale, vieni qua. Arrivo, arrivo, ti vedo. Bomba, puoi procedere. Apro. Apri, apri. Salve. Numerosi veicoli neri, vetri oscurati, presso concessionario, occhio. Vengono proprio davanti il concessionario. Carlo, 1 a terra, 1 ferito. Ragazzi, su. Bomba in bocca subito, bomba in bocca. Ragazzi, chiudete. In questura. Avvertite polizia stradale e carabinieri. Stanno crivellando, sono decine di persone. Vado dalla Stato, vado. Porca. Siamo in questura. Oh, copritevi! Qualcuno nel lato del dietro, dobbiamo far retro là. Dobbiamo far retro Marte, ragazzi, è chiusa qua, si hanno chiuso da là. Potere, vai dietro. Allarme inserito, se proveranno ad aprire le porte scappa. Potere, vai in questura, dai, ricompacciamoci. Vai. Questura, bravo, chiudiamo il convoglio. Più veloce, dai. Bravo, aumenta il passo. Affermativo. Potel, anche te, dai. Raga, sono a manetta. Le moto le ha tirate giù. Negativo, io sto ancora in piedi. Madonna. Maiara, ragazzi. Mamma mia. Andiamo da davanti, da bravo. Siamo qui? Allora, bravo, blocca la strada, Charlie. Arriva all'ACI, lontano dall'ACI. Davanti la questura. Orestai, attenzione. Veicolo Orestai. Qua. Possiamo usare i tetti. Negativo, no tetti per ora. Bravo, ti ho detto di bloccare l'ACI. Dobbiamo far. Destra, vai indietro. Bomba in questura per un po' stupido. Occhio! Veicoli neri, occhio! Ragazzi, anche dietro, attenzione! Noi siamo qui, giusto? Sì! Madonna! Ragazzi, dietro! Allora, le bocche nero, si è fermato dietro! Bomba, mi senti? Bomba è dentro, parla solo in radio, sussurra in radio. Soggetti, valcano la strada. Ho un agente a terra in auto, il maresciallo. No tetti, categorico. Arriva uno, davanti all'ingresso del garage. Ne ho steso uno. Nel vicolo ce n'è tre, uno l'ho steso.
Due davanti all'ingresso del garage. Dietro di voi, ragazzi, dietro di voi, vicino al Discovery, vicino al Discovery. Sono due soggetti vestiti di... Stanno saltando? Stiamo prendendo colpi, appena proveranno ad aprire hanno 5 minuti per prendere il denaro, mi raccomando. Dove state? Perché bottone, scendi. Scendi. Scendi, scendi. Sparò. Dentro il garage, sono loro, dentro il garage, ragazzi. Vogliono prendere, vogliono prendere, vogliono prendere, eh. Attenzione, vogliono prendere il camion. Che ragazzi ci hanno sterminato. Sì sì, lo so ragazzi, chi scende? Sono matto. Ragazzi, abbiamo cariche da piazzare dentro? Sì. Raga, io ho la carica da... Spara, lo sparo dalla costruzione. Vi trovate interrogativo col convoglio? Il convoglio all'interno del parcheggio della questura. Il convoglio all'interno del parcheggio della questura. Ci stanno circondando, sento che vogliono piazzare una carica termica, immagino hanno altri 3 minuti, il denaro verrà macchiato. 2 minuti e 20. Dico, io resto fermo, giusto? Rimani sempre lì fermo, a meno che non puntano qualcuno per farlo scendere, non puntano un collega, un civile, non scendere. Sei bardato come una mignota. Nello Stralis quanti siamo? 3, 4? Affermativo. Ma ragazzi, ho una tensione addosso incredibile, incredibile, ma bellissimo. Bello raga, questo è RP, questo è RP raga, questo è RP, porca puttana troia. Questo è RP raga, c'è poco da fa. Ennesimo tango down. Ma c'è uno là dietro? Un minuto. Sto cercando di prenderlo il più possibile. Occhio sopra il ponte, occhio sopra il ponte. Occhio sul ponte, occhio sul ponte.
dai, dai. Manca poco, raga. Canton 10. Un minuto. Un minuto, ok. Dai, raga, un minuto. Incredibile, io me la metto. Boh. Mai fatto un'azione del genere. Mai. Ma che figata. È vero, Rit. Quanti siamo nel server? 107. Bellissima Shade. Oh, è passato sto cazzo di minuto. I soldi si macchieranno. Quindi loro non piangono. Certo, nemmeno noi abbiamo un cazzo, eh. Però nemmeno loro. Candao. Senti, i soldi che si macchiano, ragazzi, i soldi che si macchiano, sentite. Sentite i soldi che si macchiano, ragazzi. Che tempismo. Mamma mia, sentite i soldi che si macchiano, ragazzi. Conta operatori sullo Stratis. L'autista e il copilota. Ci siamo tutti, qua. Ok, noi due siamo pure dentro. I soldi oramai sono andati. Sono persi. Beh, l'importante è che non ne hanno presi loro. Esatto. Vale saggio. Collega a terra di nuovo, eh? A questo punto? Voi da qui alla guida poi riuscite a vedere qualcosa? Negativo. C'è una macchina che passa ogni tanto sul ponte, che fa avanti e indietro, un Audi. Però non c'è nessuno vivo. Affermativo. È una Stelvio, mi corregge il collega. Sì, affermativo. Questo chi è vivo qui, raga? Questo era morto, eh. O è crashato? Buonasera per tutti, San Basilio, che succede? Ma questo era crashato, raga, non ho capito. Prendiamo la borsona, prendo la borsona, scendo le spalle, sì, giusto. Certo, Pierro, ci mancherebbe. Andiamocene con sto... Ma c'è un poliziotto vivo! Spara! È vivo questo! Sono divini, lasciate... Ah, sono divini, ok, va bene. Ma come divini? Che dici divini? Dobbiamo prendere sto carico...
Ma sono divini di che? Ma che dice divini? Siamo nel parcheggio della questura, parcheggio della questura. Parcheggio superiore, 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 non giù, non giù. Sì, sì, piano terra, piano terra. Pattuglia sul ponte, grazie, grazie, grazie. Operatori Avenia, siete ancora vivi? Ci hanno tentato di sparare. Affermativo. Okay. Comunque comunico agli altri vivi che ci sono molte persone attorno a noi, stanno andando verso di voi forse, occhio. Carico oramai è andato, se volete possiamo intervenire in supporto, eh? Eccoci. Scendiamo e scappiamo nel garage? Da lì partiamo? No, no, negativo, negativo, rimaniamo qui, rimaniamo fermi. Ragazzi, facciamo una cosa. No, raga, erano crashati da vivi, dice. Tanto raga, abbiamo i log del server. Forse non hanno ancora capito che i soldi sono tutti macchiati. Adunate tutte le auto e dopodiché prendete tutti i nostri e li caricate tutti sulle auto. E qua scrivono soldi macchiati, ma io non riesco a prendere sto furgone, cioè... Aspetta. Io non riesco a prendere, qua mi dice. Fate così, aspetta un attimo. Ragazzi, chiamate il divino perché qua dice auto chiusa, non possiamo né salire né prendere nulla. E qua scrivono soldi macchiati. Chiamo io. Ragazzi, chiamate sto divino cortesemente. Chiamo io. Non possiamo fare nulla. La divinità come si chiama, giusto? Così scrivo, ah, Sinda, giusto? Che tristezza. No, chiama un divino, lo fai venire qua, veloce, dai. Ragazzi, venite, dobbiamo far scendere gli operatori che stanno dentro il camioncino. Dentro il camioncino. Dai, scendete. Venite tutti qua. Scendete. Forza! Non sparate, tanto è inutile sparare. E che dobbiamo fare, raga? Auto. Ragazzi, okay. Parlate in radio, però. Appunto, se non parlano, cioè, assurdo. Raga, mi spiegate cosa dobbiamo fare qua, come lo dobbiamo rubare, perché io, cioè, non ci sto con nulla. Qua scrivono che è blindato, non si può salire e loro mi devono spiegare come si devono rubare, tanto che l'auto è chiusa. Cioè, io a momenti 4 colpi di pistola alla tanica gli do, eh. Ecco ragazzi, vedi, questo è il problema. Questo è il problema, vedi, non c'hanno inventiva, cazzo. Allora, ragazzi. Fermi, non sparate. Ora scende, io dico io. Che ve lo dico quelle terzi. Buone. Vedete quanti siamo, vedete voi quanti siete. Ci sentite? Ci riuscite a sentire? Forza, dai, parlate. Oh, raga. Allora, ragazzi. No, mi è crashato TeamSpeak. Lontano, inizio a contare i 40 secondi. Dovete scendere, mani in alto. Dai, forza, dai, scendete, ci abbiamo. Sbirri, ragazzi, sbirri. Un cazzo. Capitano. Morti tutti, anche quelli
camion. Ragazzi, c'è qualcuno vivo ancora? Sì, ma tanti soldi sono sporchi, che ci fanno? Sì. Sono scesi tutti, raga, dai. Sono coglioni loro, non sanno fa, dai. Non sanno fa. Gaioz, vi manca l'inventiva. Vi manca l'inventiva, siete sempre lì a lamentarvi. Vi manca l'inventiva. Perché continuate a insistere? Non ve lo posso dire come si fa a costringere a far scendere. Ragazzi, dai, fatela finita, via, per piacere. Cazzo, ma un po' di inventiva, puttanaccia della miseria, usatela, no? Cioè, ma secondo te io sono nel camion blindato, scendo, che sono scemo. Ma deve essere te a costringermi a scendere, no? Io ragazzi, veramente, dai, non sapete fare altro che lamentarvi, porca puttana. Io, ora un pochino sì, poi scrivete in questa cazzo di chat OC, io non lo so, eh. Cioè, io veramente, se, io non lo so, eh. No, Kaios, non mi dà ragione perché sono per dar ragione fessi. Cioè, io, boh, non so, eh. Fate voi. Poi mi viene a scrivere anche qui. Poi ti rispondo, cazzo. Un po' di inventiva, no? Cioè, io lo so, ci vuole, basta un po' di inventiva. Azione bellissima, rovinata. Sì, ma non devono arrivarci da soli. Potevano pigliare uno dei nostri, potevano pigliare un civile, qualsiasi cosa, no? Costringimi a scendere. Dio buono, ragazzi. Vabbè, basta, dai. Lasciamo sta. Ora sono in caffetteria. Io non ci vuoi, eh. Raga, arrivo, vado a sentire il secondo, eh. Arrivo.
Eccoci qua, ragazzi, eccoci qua. Allora, allora ragazzi, l'entrazione è stata annullata. È stata annullata perché noi, cioè, non lo potevamo sapere perché eravamo chiusi nel camion. In poche parole, è stata annullata perché hanno fatto una cosa un po' borderline, cioè dentro la questura con gli AK giravano tutta la questura, un po', insomma, un po' esagerata, un po' forzata, e quindi a livello di staff abbiamo deciso di annullare l'azione per il momento, insomma, no, per il momento. Quindi questo convoglio è stato annullato. Ora faremo un regolamento per, appunto, regolamentizzare bene questi tipi di azioni, in modo che la prossima volta, quindi lunedì prossimo, andrà meglio. L'attacco Sinda lo sapeva? Avete capito chi era Sinda, no? Era quello che stava dietro. Sinda lo sapeva che c'era un attacco, io ho fatto benissimo. Ma raga, è incredibile, io mi sono completamente straniato, non ho potuto sapere nulla se c'era o meno un attacco. Meglio così. Un attimo, ragazzi. Boh, niente, raga, è andata così, insomma. Quindi, oh, Rockefeller, tutto a posto, voglio, andando, ma tanto non ti vedo, ma tanto non ti vedo, cazzo, vabbè, ora che famo? Io lo so mica, raga, eh. Non c'è nessuno più che esce in pattuglia. Sì, Rock, tutto bene, è stato un po' di cambiamenti, io ho lasciato, Sono ora il dirigente generale Marco. Io sono rimasto dirigente generale, ma giusto per... Sì. Perché non si attivano? Giusto per... Sì, The Rock. Mi sono stancato. Voglio fare altro. Praticamente questo è il secondo personaggio. Lo tengo per fare quest'ora. Ogni tanto entro, faccio il poliziotto così. Però la fazione la sta gestendo Marco ora. Non sono più io il capo, insomma. I soldi tanto erano distrutti, ragazzi, quelli comunque l'azione tanto è stata annullata, quindi niente, però bellissima azione, ragazzi, è andata tutto bene, bellissimo, siamo divertiti. Io mi fermo qui, ragazzi, mi fermo qui, dai. Non so che caspita, no, ogni tanto una levettina in pula la faccio. Te, Rock. Oh, non sei più ritornato, ragazzo. Ormai sei completamente andato, insomma. Perché è arrabbiato Gigi? Che è successo? Come mai è arrabbiato? Che è successo? Problemi? Non lo sapevo. Come è arrabbiato? C'è
Ciao Giorgio, buonanotte. Ma quale azione? Questa qui nostra? Quale azione? Ah, stavamo facendo un'attuazione. Ragazzi, vabbè, del resto può succedere, insomma. Ma buon raga, io spero tanto che vi siate divertiti. Io mi sono divertito tantissimo, raga, veramente tanto. Peccato come è finita, vabbè, comunque. L'importante è divertirsi, dai. Dai raga, stacco, anche perché domani devo lavorare, insomma, voglio chiacchierare due minuti con quelli dello staff. Poi me ne vado a letto. Raga, buonanotte, buonanotte a tutti. Grazie di cuore per avermi seguito. Spero tanto, vi ripeto, che vi sia piaciuta l'azione. Abbiamo fatto anche un discreto numero di Spectre a un certo punto, no? Bene. Rock, ma te non torni più? E non mi rispondi. Io ti faccio domande e tu non mi rispondi. Assurdo. Rock. Torna, no? Tanto, voglio dire, anche se non fai il poliziotto, io ora farò altro, no? Ci diverte un pochino, dai. Vabbè, comunque, fai come vuoi, insomma, tu sai che mi fa piacere se torni. Ragazzini, ragazzuoli, ragazzoni e ragazzucci. Esati. Allora, vediamo un po'. Ok. Oggi lì è a palla, ragazzi. Oggi lì è a palla. Vabbè, raga, buonanotte. Grazie ancora di cuore. Alla prossima, eh. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.